Corridonia Olé è l'inno che precederà ogni competizione sportiva, dove il team rosso-verde, dai baby del settore giovanile alla prima squadra, si esibirà. L'idea, nata in simbiosi società amministrazione comunale, si è sviluppata attraverso un concorso nazionale del quale è risultato vincitore Emilio Munda, un maceratese, vive a Sforzacosta, compositore di musica e autore di testi per artisti nazionali quali Francesco Renga, Umberto Tozzi, Silvia Mezzanotte, voce dei Madia Bazar, e per Valeria Romitelli, partecipante alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, edizione del 2012, la famosa trasmissione Amici. L'avvocato Massimo Cesca, assessore al comune di Corridonia, uno degli ideatori del concorso, l'inno in pratica per la squadra della città. Com'è nata questa iniziativa? Beh, l'idea è nata da un confronto con i dirigenti della società di calcio, che hanno appunto così ipotizzato un'idea di questo tipo, e subito c'è stato un entusiasmo da parte di tutti, anche da parte dell'amministrazione comunale, perché ci sembrava un'idea bellissima e siamo convinti che su questo riusciremo un po' in qualche modo a fare probabilmente tendenza anche con le altre città, le altre società, non solo calcistiche, ma che probabilmente prenderanno un po' anche uno spunto, perché comunque l'idea di un inno che accompagni una squadra in tutte le manifestazioni pubbliche ci sembrava particolarmente bella, proprio concettualmente. Quindi l'idea di poter comunque riunire intorno ad un inno la squadra, i calciatori e comunque intorno a questi poi anche tutti i cittadini di Corridonia e tutti gli appassionati, è comunque un elemento che dà forza anche magari alle manifestazioni che la società si troverà ad affrontare quest'anno. Quindi è bella sia nei contenuti e nella forma. Olé Corridonia, o meglio Corridonia Olé, è l'inno che è stato scritto per la società da parte di Emilio Munda. Ci spieghi un po' tecnicamente quello che è successo? Ma in realtà ho partecipato a questo concorso, sollecitato anche da alcuni amici, insomma anche tifosi, a differenza di me, che io mi occupo proprio della musica da quando sono nato, e ho scritto questo inno. Ho provato, diciamo, e il risultato sembra sia stato buono. Ecco, qualcuno che l'ha già sentito ha detto un inno da brividi, perché? Ma in realtà si distingue la prima parte come una parte classica, con una voce lirica di Cinzia Paoletti, la seconda parte con la mia voce, una parte molto più pop. Ecco, tu hai avuto anche altre collaborazioni, quindi praticamente di queste cose te ne intendi, ma gli sportivi come lo recepiranno? Non lo so, ma in realtà io, perché ho scritto già per Francesco Renga, ho scritto per Umberto Tozzi, per Silvia Mezzanotte, la voce di Mattia Bazzar, quest'anno anche per una ragazza di Amici, Valeria Romitelli, e sì, è stata comunque un'esperienza anche nel territorio che mi è piaciuta, cioè mi è piaciuto affrontarla, l'ho affrontata volentieri. Ecco, l'inno, qualche volta qualcuno lo sottovaluta, mentre invece è importantissimo, spesso trascinante in manifestazioni dove praticamente la passione popolare è quella che conta più di tutti. Beh, sicuramente la carica che dà l'inno all'inizio della partita penso sia importante anche per i calciatori, insomma, che vogliono caricarsi prima della partita. Sandro Procaccini, presidente del Corridonia. Conferenza stampa di presentazione dell'inno Corridonia Olé, una piccola grande soddisfazione, una guida, e quindi praticamente in ogni occasione lo sentiremo suonare per stimolare i ragazzi. Sì, ne approfitto un attimino per fare questo appello, che questi tifosi sono stati grandiosi per un periodo e ovviamente hanno un po' buttato giù la cinghia, come si dice. Quindi speriamo sia un buon auspicio per poter aggregare di nuovo questi tifosi e darci quella spinta in più per poter mantenerci bene in eccellenza, come il nostro augurio della società e di tutta la cittadinanza. Ecco, quindi l'inno è un elemento in più per stimolare i protagonisti. Senz'altro, e speriamo sia di aggregazione a tutti noi. Ecco, l'inno è nato da un'idea praticamente tra la società sportiva, il Corridonia e l'amministrazione comunale. Sì. Insieme a Cesca ci ha proposto questa cosa ed è stata molto simpatica e stimolante, per cui insieme abbiamo creato questa cosa, abbiamo trovato questo autore, a noi ci è piaciuta e ora sta ai frutti che vengano copiosi. Corridonia.